Tre persone denunciate alla magistratura per spaccio di sostanze stupefacenti, tra i quali un giovane residente a Prato che deteneva 15 grammi di hashish ed un bilancino di precisione, e 33 giovani segnalati al prefetto per detenzione e consumo personale di sostanze stupefacenti. È il bilancio dei controlli antidroga effettuati dalla Guardia di Finanza di Pistoia, anche con l'aiuto delle unità cinofile antidroga dei comandi provinciali di Firenze, Livorno, Pisa e Massa Carrara, durante le 7 serate del Pistoia Blues Festival appena concluso. In totale sono stati eseguiti 36 sequestri di sostanze stupefacenti per complessivi 67 grammi tra marijuana, hashish e spinelli già confezionati. Parallelamente ai servizi antidroga, informa una nota delle Fiamme Gialle pistoiesi, sono stati intensificati anche i controlli sulla corretta emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, durante i quali sono stati verbalizzati 23 esercenti per omesso rilascio del documento fiscale ai clienti. Denunciati anche 7 cittadini extracomunitari, 2 dei quali clandestini, per vendita di articoli contraffatti ed insicuri, e sequestrati 2.719 articoli con marchi falsi, principalmente borse e occhiali, per un valore di circa 20.000 euro.